Chiamatelo passo indietro o, come si usa dire adesso con più delicatezza, passo di lato. Resta il fatto che Paolo Tosato, senatore della Lega Nord, è il grande sacrificato dell'accordo che ha visto gli stessi vertici del suo partito, Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti e il veronese Lorenzo Fontana, virare su Federico Sbarina dibattiti. D'altronde Parigi va bene una messa e il sacrificio di Tosato, per sua stessa ammissione, ha un solo obiettivo: permettere al centrodestra veronese di vincere le prossime elezioni comunali. E potevo essere un candidato in questa partita elettorale, non è stato così, ma prima di tutto viene l'interesse della città. Noi non volevamo dividere l'elettorato di centrodestra Verona e quindi abbiamo accettato questa decisione che ci porterà comunque alla vittoria. Tosato lascia intendere che non farà parte di nessun ticket elettorale con Sbarina, perché, sottolinea, non insegue obiettivi personali, ma ho cuore solo la Lega e Verona. Io voglio aiutare Federico Sbarina a diventare sindaco, voglio aiutare la Lega Nord a essere il primo partito non solo della coalizione, ma spero a livello cittadino, e quindi comporre una lista da segretario cittadino che sia competitiva. Questo è il mio compito, questo è il mio obiettivo oggi e per il futuro vedremo, non mi pongo degli obiettivi costruiti su me stesso. E pazienza per i mal di pancia della base leghista che su Tosato aveva puntato. La politica, come diceva Otto von Bismarck, è l'arte del possibile, la scienza del relativo.